Eccoci, siamo in diretta adesso, stasera Marco, finalmente siamo riusciti a partire insieme tra diretta Facebook e diretta radiofonica. E do Incredibile. subito il benvenuto a un amico, Marco Giannini. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Stefano. Marco, ormai nemmeno ti presento, perché Marco viene qua quando vuole e facciamo una puntata insieme. Ha lasciato degli anni, Stefano. Scherzi a parte, no, mi fa piacere ospitare di nuovo Marco, perché l'altra volta da una puntata su Lucio Dalla ne abbiamo fatto uscire due. Sì, praticamente Perché due. poi alla fine Marco ha proposto delle canzoni e ho detto, beh, però pure questa, beh, però pure questa. Alla fine ho fatto, Marco, senti, facciamo una cosa, perché mi vieni la seconda Mi volta? pare il minimo, infatti, ci sarebbe da farne 10 su Dalla. Marco, io però, prima di parlare di Dalla, una parentesi l'aprirei con i tuoi spettacoli. So che Sì, questo è stato un fine settimana molto assolutamente, importante. assolutamente. Lo dico, è stato un fine settimana Beh. in cui con uno spettacolo scritto da me, da Marco Vincis, che saluto e abbraccio se ci sta sentendo in questo momento, abbiamo fatto uno spettacolo, si chiama Cristiani di SRL, che ha avuto due sold out. Insomma, è stata una bella soddisfazione, una legittima soddisfazione. La regia di Massimiliano Lado, che è un regista teatrale molto importante, ci ha fatto il grande onore di seguirci e di dirigerci. Approfitto per dire anche che il 3 aprile esce al Cinema L'Aquila in prima il film Vorrei una vita, Tra qualche con la giorno. regia di Emanuele Di Leo e con la partecipazione come attori principali di me e di Massimo Privitero. E ovviamente per la prima ci saranno altre. Se un film che gira nel cinema indipendente, ci saranno altre visioni, poi magari ne parleremo di piccolo. Però è un Assolutamente, periodo Marco, intenso. perché tanto poi tornerai a trovarmi, anzi, mi dispiace da questo punto di vista. A Marco ho detto anche di vederci la settimana prossima, però anche il filone, diciamo così, guerra in Ucraina, è un filone che comunque mi fa piacere seguire, ovviamente, nella tragicità del fatto che quindi lunedì prossimo Certo, direi che è ci sarà ospite necessario. un amico, Gianni Scotto. Però Marco tornerai e a questo punto magari seguiremo anche la parte cinematografica. Senti, qui a Assolutamente. Roma dove uscirà il E film? uscirà al Cinema L'Aquila la prima, poi ci saranno altre serate al Cinema L'Aquila, però non vi so dire ancora quando, Ah, perché sono ok. programmate volta per volta, e poi nei circuiti minori, o se riusciamo, tenteremo di far uscire al Farnese anche. Essendo un film indipendente, farà alcune serate, non farà ovviamente una stagione, non è Certo, incantevole come un non film segue comunque la ufficiale, cartellonistica. però io ovviamente vi farò sapere. Senti, Marco, da profondo ignorante di Sì. questi argomenti, ma c'è la possibilità pure di farla arrivare a circuiti comunque conosciuti, non dovrebbe essere Amazon Prime, Netflix o quant'altro? Guarda, Lo chiedo proprio. ci proveremo perché si chiama, beh, ogni volta lo pronuncio male, Dilprev Film Production, dai nomi dei due autori e registi. E su YouTube l'ultimo loro film si chiama Amare Mente, tra l'altro un bellissimo film, una bella storia toccante su un amore omosessuale contrastato, però insomma, senza retorica, ha avuto 1,5 milioni di Ah, visualizzazioni. caspita, quindi Quindi parliamo di ovviamente, numeri. Ma immagino che loro sì. lavoreranno con i numeri, questi sono numeri. Tenteremo sicuramente, lo dico perché facciamo squadra, quindi mi ci metto anche io, tenteremo di farlo, come dire, uscire anche in concorsi o situazioni particolari. Guarda, Marco, io è un'idea che mi è venuta adesso, ma in realtà segue un'altra proposta che in qualche modo avevo fatto. Se vuoi, Sì? uno spazio, questo può essere uno spazio a vostra disposizione per parlare del film. Quindi ringrazio Con gli online sicuramente. l'ostilista, con l'altro protagonista, con chi ritieni più opportuno, facciamo una puntata Sicuramente, speciale sicuramente. su questo film, anche perché tanto di film poi comunque si parla e quindi penso Esatto. che possa essere anche un posto ideale per parlare del vostro film. Beh, detto questo, iniziamo a parlare a questo punto della musica di Lucio Dalla. Mi sono messo il computer troppo lontano, quindi praticamente stasera starò così, Vuole che pure il tastone vedete per che il selfie, ci poi vuole, già no? Per sono rimanere vecchio, sul già sono film. vecchio, i miei figli me lo dicono sempre, quindi forse bene, comincio a dire pure io. Marco, noi abbiamo sentito, e lo dico sempre a beneficio dei miei amici e delle amiche di Facebook, ricordatevi, per ascoltare la musica, anche quindi le canzoni che proporremo e che una abbiamo già proposta, mi raccomando, aprite, se volete ascoltarci, ovviamente in diretta radiofonica, www.radiogodot.it. Altrimenti, se state su Facebook, nessun problema, aprite una seconda finestra sul vostro browser, andate su Facebook, la pagina di Radio Godot e lì trovate il player per ascoltarci in diretta, così ascoltate anche le canzoni. Poi, altre cose, ovviamente potete ascoltarci anche con l'app, adesso non dico mai quando scrivo, invece i miei amici, le mie amiche, quelle professioniste, quelle gagliarde toste, dico sempre l'app iOS, l'app su Google, come si chiama, insomma, quindi ci potete ascoltare anche tramite l'applicazione e sul device. Detto questo,
Abbiamo iniziato con una scena dal film Borgo. Che scena, oserei dire? Che scena? Perché mi sembrava giusto, visto che parliamo di Lucio Dalla, quando la protagonista dice Lucio Dalla è Lucio Dalla. Allora, Marco, ti dico, stasera parleremo soprattutto di film. Cioè, quei film italiani che hanno nella colonna sonora, o la colonna sonora è stata poi firmata dallo stesso Lucio Dalla, come è stato il caso in Borgo d'Arco, no? E Lucio Dalla ha anche lavorato, ha pure fatto qualche film, lui no? Sì, diciamo sì, che ho cercato un po' vari film, quindi... Posso citarne uno? Ecco, lui ha fatto no, un film certo. Horror, che oggi si definirebbe trash, gli anni 70, che si chiama Il Prato Macchiato di Rosso. Infatti Il Prato Macchiato di Rosso. Fa un giardiniere inquietante. Lo ignoravo completamente, ammetto che lo ignoravo. Si trova su YouTube addirittura. Più con film con Rita Pavone, ha fatto Rita Rita nel West, ha fatto vari film. No, ma infatti devo dire che quella suggestione a me era venuta ricordando il Borgo d'Arco, in realtà poi ha avuto un seguito, nel senso lui ha fatto tante cose. Sì. Tra l'altro un furetto come lui fa figura, riesce, dove lo metti sta, anche a livello di caratteristica. Tanto vi saluto Giuseppe che ci dice buonasera Giovanotti, grande Giuseppe. Buonasera Giuseppe. Un abbraccio. E invece poi abbiamo ascoltato Marco l'ultima. Che canzone è L'ultima luna? Ah, L'ultima luna, come ti dicevo anche prima, non ci stavamo scambiando un'idea. Per me è una canzone di apocalisse positiva, la definiscono, perché c'è una sorta di situazione, scene dissolute, apocalittiche, l'uomo col sangue dall'orecchio, cosa che se vedessi in un film ti inquieterebbe in qualche modo. E questo fatto delle persone che scappano a piedi nudi, come se fossero dei prigionieri di non si sa quale guerra, forse si sa, vista comunque le guerre. Troppo scene anche attuali, no? E però, alla fine, questo ciclo settimanale, perché le lune sono i giorni per gli indiani, insomma, per i nativi americani, finisce con la nascita di un bambino. Sì. Quindi un'apocalisse che però non preclude la distruzione, preclude in qualche modo la rinascita, quindi un po' una fenice. Allora, una canzone a me è sempre piaciuta, tra l'altro una canzone del 1979 che secondo me mostra la grandezza di Lucio Dalla. Ce ne sono anche altre, no? Da Disperato Erotico Stop, che poi non abbiamo proposto in realtà, l'altra volta ci siamo dimenticati, vabbè, la recupereremo con me, l'ascolto in qualche altra puntata. Però sicuramente rappresentano proprio, come posso dire, il Dalla vero. Non so, poi non è che c'è un Dalla vero e un Dalla finto, ci mancherebbe altro, però... Quello è, secondo me, mostra proprio la grandezza di Lucio Dalla, quel tipo di canzone. Dalla vera e Dalla anche un po' profetico, come abbiamo detto. Preveggente in qualche modo. Sì. Sicuramente questa è una di quelle canzoni. Beh, continuiamo, Marco. Senti, un'ultima cosa, perché abbiamo conosciuto come attore di teatro, attore di cinema, ma in realtà tu sei anche formatore. Sono formatore e psicoterapeuta. Quindi, che fai dal punto di vista della formazione? Quali sono i temi di cui ti occupi? Allora, fondamentalmente soft skills, fondamentalmente, quindi siamo poi... Infatti con Marco siamo... Alla fine poi è stato questo, un'aula è stata galeotta rispetto al nostro incontro. Esatto, e poi mi occupo di orientamento, quindi rifacimento strumenti come curriculum, lettere di marketing, eccetera, e psicoterapia individuale. Io vengo dalla scuola Gestalt, che poi è una scuola emotiva, una scuola che mette al centro il cosa senti prima del cosa pensi. E in qualche modo Dalla è un gestaltista, perché mentre magari Battiato, che abbiamo trattato, è mentale, e ti porta su mondi che magari non conosci, e Dalla invece è sudore, sensazioni, emozioni, sangue, urgenza. Sì, anche quelle canottiere che mette. E quelle canottiere fantastiche. Io le altre le cerco in giro. Ma si trovano. Ma su internet le trovi, non ti credo. Senti Marco, ma tu ti senti più formatore, più psicoterapeuta, più attore? Guarda, io posso mettere insieme formatore, certo. Metto insieme due parole, formatore, sono uno che è sempre andato a bottega, non ho mai fatto accademia o master particolare, ho imparato il mestiere andando a bottega. Come è venuta la passione, non tanto dalla formazione, ma proprio del fare l'attore? Ma probabilmente per vincere l'incapacità, certe incapacità relazionali, che magari ero tanto bravo a fare le battute in mezzo agli amici, faccio una battuta perché facevo abbastanza ridere. Beh, insomma, seguite, ma allora Marco, seguitelo perché tra l'altro tu hai pure delle pagine su Facebook. Sì, no? Sì, Marco Gianz e il blog Il Lino di Pista, che è un po' più serio. Sì, è vero, poi l'altro hai ripreso proprio da Lucio. Esatto, l'ho ripreso da Lucio. Però ecco, diciamo che sì, fai la battuta, però poi non la sapevo recitare, non la sapevo dire, invece poi vediamo se riesco a mettere al servizio un copione, no? E piano piano. Quella di oggi, aspetta, su Mario Brega. No, sì, ho detto, dopo che ho visto la scena di Willy Smith, ho detto, adesso ho capito perché non hanno mai invitato Mario Brega la notte degli Oscar. Senti Marco, prima di andare a sentire Dalla, però insomma mi piace anche, mi incuriosisce parlarne con te.
Come valuti la scena Chris Rock Will Smith? Ma allora, premesso che io pensavo che fosse una cosa organizzata, sì, avendo la vista, l'ho vista anche a me. Non mi sembra neanche uno schiaffo reale, visto se te lo guardi bene. Per me lo schiaffo è solo schiaffo a Nani di Christian De Sica. Esatto, Però credo che, perché mi è sembrato che non ci fosse rabbia né prima né dopo, proprio nel, forse sarà che anch'io come vizio di forma osservo il non verbale, no? Non ci ho letto quello che sembra che volevano farci leggere, però senza fare complottismi, comunque una scena un po' squallidina, sì, in generale. Sì, tra l'altro oggi ci sono state parecchie, un po' polemiche, parecchi confronti su Facebook. Io sono rimasto molto in ascolto, in lettura, quindi sinceramente preferisco non dire... Ma non ho esattamente maturato un pensiero, se non che forse, voglio dire, vabbè, poi alla fine lo dico, forse con le parole si riescono a dire le cose senza dover dare schiaffi. Cioè, sì, così dovrebbe essere, insomma. No. Però te ne faccio un'altra da comico. Sì. E a questo punto, fino a che punto, scusa il gioco di parole, si può spingere la battuta nella comicità? Questo è un tema molto diffuso, no? Non si può più di niente, come si dice a Roma, per certi aspetti. In realtà, secondo me, se tu teoricamente non c'è limite. Il limite è quel buon gusto di arrivare a capire, tu che fai la battuta, quanto stai attaccando la persona o quanto stai usando la persona per attaccare chi magari la maltratta. Un esempio, la battuta su un disabile non è contro il disabile. Se è fatta per vedere che il disabile non si può muovere perché a Roma non ha infrastrutture, ha macchine in doppia fila, non ha... Certo. Pieno di barriere architettoniche, la puoi fare sulla disabilità, perché no? Tu non vai a denunciare mica il disabile, mica prendi in giro, non c'è una situazione sociale. Non c'è una situazione sociale. Senti Marco, da comico e da attore, secondo te c'è una differenza tra come si fa comicità in Italia e come si fa comicità in altri paesi? Cioè, vuol dire, se lo sai, adesso ti faccio la domanda perché sei un attore. Ma guarda, comunque ti dico quello che ho sempre pensato. Sì. Allora, dividiamo un po' il mondo anglo-americano da quello italiano, mediterraneo, sì, francese, insomma, eccetera, eccetera. Noi abbiamo, comunque sia una comicità che nasce dalle commedie dell'arte, tant'è che Fantozzi, Verdone sono maschere. Abbiamo una comicità da maschera che è bellissima, non va rinnegata. L'anglo-americano è una comicità da monologo, da lì nasce la stand-up. Però noi la stiamo un pochettino abusando. Vabbè, no? Però Marco non lo sa, ma sarà invitato a parlare una serata, a fare una puntata sulla comicità, perché è bellissimo. Ti voglio bene per quello che mi stai proponendo. No, non so se sono all'altezza, però. Ma sì, lo sei, ma ci mancherebbe altro. Io sono ignorante per definizione, per cui... La risposta istintiva è questa. Non soffro della sindrome dell'impostore. Questa è una... No, Marco, sul serio dico, no, che questa cosa è una questione che riguarda anche la cultura. Cioè, tu hai mai dato due chiavi, ci hai dato due chiavi di lettura molto interessanti sul tipo di cultura che abbiamo. Perché io penso, quando hai parlato del monologo americano, penso a Billy Crystal, che è un attore che adoro. No? Lui ha delle facce, tra l'altro dei contenuti, ha delle facce, no? Un'espressività particolare. Ok, pure, la recitiamo, no? La recitiamo. Magari poi la colleghiamo anche a delle scene di film, eventualmente. Sì, sì, assolutamente. No, dai, alla maniera nostra. Intanto saluto anche, anzi è una maniera tua e io ti seguo in questo, intanto saluto anche Memi per l'ascolto e tutte le ascoltatori e ascoltatrici. Marco, direi che già ci siamo allungati come al solito, però insomma mi fa piacere, anche perché avrete capito che è tutto all'impronta. Qui non accade nulla che sia stato preparato, a parte le canzoni che possiamo decidere. Questo ve lo dico proprio in assoluta verità. Bene, e a proposito di Borotalco, di accompagnamento a una delle canzoni che in assoluto preferisco, che è cara, ascoltiamo un'altra scena tratta da Borotalco. Ciao per... Sentiamo. Sempre pensato, Marco, non ci stava male lì una scena con Lucio Dalla sul set. Forse l'hanno fatto apposta per evitare di renderlo un po' didascalico, no? Invece, che poi certo, lui c'aveva veramente quel cane lì, poi lui c'aveva veramente il cane Doberman, ma sì. Ah, c'aveva il suo. Lui. Stanco, stravolto, sudato.
Vabbè, ciao da solo. Che posso fare per farvi per farle sentire niente loro? Marco, eventualmente le metti quelle. Le metti queste, le da queste. E così la sentono pure tramite diretta Facebook, capito? Ciao, ciao, grazie tante. Stai. Perché sei tagliato in una roccia. Diciamo, c'è gente, stanno parlando di soldi. Ti chiamano domani o dopodomani, ci fa sapere tutto quanto. Secondo me comunque gli piace, eh? Si ricordava di me. Ma dico, questo nome là che dice mi ricorda qualche cosa, mi ha detto. È più simpatico, guarda. Sì, E qui, lo dico sempre per gli amici di Facebook, si sente in lontananza, si sente futura. E adesso però c'è Cara, quindi vi suggerisco davvero di o di aprire la seconda finestra sul browser, quindi di andare sulla pagina Facebook di Radio Godò e aprire il player per ascoltarci in diretta, se no andate su www.radiogodò.it per ascoltare la splendida Cara, un capolavoro assoluto. Dovresti andare. Tanti capelli. Tornami qua. Dove tira sempre il vento per il nostro piano? E per i miei che sono 100, non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare. Cioè, questa è una poesia, non è una canzone. Questa è poesia pura. Penso che una serata a due in coppia al tavolo con una persona che hai appena conosciuto, quando comincia a salire là con la voglia di incontrarsi da vicino, ha detto tutto. Forse. Tu hai mai pensato, Marco, di fare spettacoli teatrali sulla scorta delle canzoni? Cioè, che ne so, canzoni, magari parli di... Come fai in radio? Mi sono dimenticato di dirti una cosa. Io ho in tasca uno spettacolo scritto su Luigi Tenco. Ah! Scritto, con la mia amica. Scritto, è solo da fare, lo vogliamo realizzare l'anno prossimo. E io ne vorrei scrivere uno, proprio sulla scorta delle canzoni, sulla vita di Lucio. Perché ho letto 6-7 biografie sue. E guarda che è da spettacolo. Allora, c'era un amico, che hanno fatto il corso per diventare coach insieme. Si chiama Marco Bosco, che è anche qua, l'ha fatto qua lo spettacolo. Su Bukowski. Allora c'era il suo amico che cantava, che suonava delle canzoni con la vita. E lui faceva questi monologhi per me aspetta il titolo. Ah, non mi ricordo più. Bellissimo, devo dire che è una bella idea. Cioè, che uno racconta una Paolini, per dire, no? Solo fatto per. Certo, poi magari non so se questa sarebbe l'idea. Se la proponi a Bologna, sta cosa, però la devi far bene con un attore molto bravo. Eh sì. Dico, vabbè, tu sei a Bologna. Sì, no, io farei anche qua, la pedale universale, però lì diciamo che sono molto... Cioè, sì, c'è il culto, posso capire. Lui era molto legato a Bologna.
ha detto il contatto. Anche se Voglia l'ha maltrattato. Sì, Voglia finché non ha fatto l'anno che, scusami, 4 marzo, schifato, invece a Roma era amato. Infatti lui si è preso casa. Okay. Perché si vergognavano, era questo puffo peloso, si vergognavano. Era un personaggio, sì, sì, sì. Quindi magari in quegli anni poi che parliamo. Dunque, il 4 marzo è della... l'inizio degli anni 70. 71. 71. Buonasera Luisa, grazie dell'ascolto. Torniamo, torniamo Marco. Eh beh, questa è la splendida gara, diciamo Marco, una poesia assoluta, una poesia assoluta, una poesia che se tu la leggi anche senza musica, ha una grandissima struttura, ha tutto, sì, ha sì, potenza, sì, classe, sì, eleganza, ha anche, voglio dire, quegli aspetti negativi dell'amore. Io che qui sto morendo e tu che mangi il gelato, dai. È fantastica quella frase, è proprio indicativa del... Ma ti rendi conto di quanto sto soffrendo per te? Mi viene in mente Mambo, che è un'altra canzone, sì, che amo. Anche Mambo, lui che mangia la sua fotografia al cinema, no? È violenta, una scena di contro-amore, se vogliamo. Un altro pezzo che mi è sempre piaciuto, che trovo veramente di una femminilità estrema, peraltro scritta da un uomo: quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lascia di guardare se di tanti capelli ci si può fidare. Per me che sono pelato, come era arrivato lui, fantastico, no? La bellezza femminile incarnata dai tanti capelli. Marco, ma che c'entra gara con Filo e Baudacco? E infatti me lo sono chiesto anch'io. Però se ci pensi, Baudacco è un film dell'romanticismo mancato, sì, perché lui poi quella cosa da coatto di sembrare questo male nel fattore, però alla fine lui soffre per l'amore, perché è un Romeo incastrato in una situazione familiare che non vorrebbe, no? Picchiato dal suocero, trattato in quel modo. Però, allora, oggi vi dico la verità, Baudacco io lo farei sentire tutto, anche perché devi sapere che c'era una persona. Io tanti anni fa frequentavo una comitiva, eravamo una quarantina di persone, forse avevo 23 anni, 1988, persone un po' più grandi, persone un po' più piccole, così via. C'era una persona che chiamava Roberto Erconte, perché lui a Capodanno si presentava col mantello e col bastone, un personaggio che aveva su cassetta tutto Baudacco. Che poi all'epoca non era così frequente. Assolutamente, quindi sentivamo, magari uscendo con lui, con la sua A112 Abarth, usciamo il sabato sera e sentivamo un Baudacco. Le donne dicevano basta, e io mettevo Baudacco, quindi lo sapevo a memoria anche per questo. Quindi veramente quando penso a Baudacco penso alla mia gioventù, cioè al fatto che comunque ero già grandicello, già cazzone, lo dico, nel senso che fa il divertimento per il... è una cosa che un muscolo che va allenato tutta la vita. No, alla fine già stupidotto, quindi è quello il fatto, no? Già che tu uscivi e il sabato sera sentendo la cassetta in Baudacco, già avevamo fatto la serata, voglio dire, no? Ecco, quindi sempre i ragazzi dicevano, sei dei coglioni, vabbè, scusate, tanto diciamo che il pubblico che ascolta questa radio ci può stare, mediamente ha. Ecco, questo per dire. Quindi Baudacco è un film che comunque ha tante chiavi di lettura, pure è una commedia dove comunque Carlo Verdone fa il personaggio triste. Triste, come sempre, se ci pensi lui alla fine tocca sempre l'anima. Compagni di scuola lo fa in modo dirompente. Secondo me scuola altro film eccezionale. Anche lui è un film su cui farà tutta l'intera pure. Però ecco, lì in Baudacco Dalla è adatto, perché c'è follia e c'è malinconia insieme, quindi proprio Dalla è adattissimo a quella colonna sonora, e sottolineo gli stadio, perché e gli stadio la canzone che ha scritto, a parte c'è il grande figlio di puttana, e come no, che si sente alla fine, tanto è vero, dicevo, sono andato più su scene dove si parla specificamente di Dalla. Ho tralasciato Mario Brega, ho tralasciato anche la scena finale, ma perché non aveva a che fare con Dalla, quindi appunto si sente poi grande figlio di puttana in stadio. Senti, una cosa che non abbiamo parlato,
ma il rapporto tra Dalla e Stadio, perché possiamo dire che Dalla in qualche modo ha fatto da apripista per gli Stadio, una carriera Sì, poi sì. Sì, eccezionale, no? beh, loro hanno cominciato a seguirlo da automobili, bene, quindi dall'ultimo album Coroversi c'erano loro in studio, poi dal 77 all'84, 86 anche, comunque lo stato maggiore di Dalla in studio erano sempre loro, erano il suo gruppo. E i dischi degli Stadio sono stupendi. Eh sì. Sono stupendi, la voce di Guerrieri mi piace tanto, poi è un personaggio semplice, è stato pure male l'anno scorso, anzi, gli mandiamo un saluto, magari non ci Grande, grande ascolta, abbraccio, che sì. Guerrieri. Però veramente è un gruppo pop che ti fa capire quanto la parola pop sia nobile, che qualcuno la vuole rendere ignobile. Invece scrivere il pop Io bene, direi che gli invece Stadio sono. assolutamente c'è una grandissima civiltà nel pop. Gli Stadio hanno saputo scrivere un pop di altissimo livello, toccante. A quel sapore, una canzone che oggi ti distruggerebbero per una canzone così, no? Sarebbe maschilisti, sarebbe. Invece è una canzone bella, allegra e allo stesso tempo anche quella Poi così autocritica. diversa, perché comunque è una canzone totalmente elettronica, Sì, la totalmente tastiera elettronica. elettronica, sì. Quindi, insomma, è il segno anche di una grandissima stagione per gli Stadio, anche se poi, insomma, devo dire che ce l'hanno avute tante di stagioni. Bene, Marco, cambiamo, giriamo pagina, perché in realtà c'è qualcosa di Dalla anche in un film che non ti aspetti, Marrakesh Express. Sì, ah, che Altro bello. film, ne parleremo, perché anche quello è un film che per me ha rappresentato una parte, una stagione della mia, una pagina della mia vita. Allora, qui ovviamente non ci sono scene in cui si parla di Dalla, c'è però un quasi monologo di Diego Barantolo che vale la pena davvero di ascoltare, e poi sentiamo la canzone, in questo caso L'anno che verrà, quindi una delle più classiche Sì, senza bisogno di di Lucio conseguenze. Dalla, assolutamente. Quindi ascoltiamo questo monologo e poi ascoltiamo anche la canzone L'anno che verrà. Pure questa è la colonna sonora di Roberto Ciotti. Sì. Aspetta che metto questo. Segnalata da un frutumolo di pietre. Dovrebbe Voglio cedere. il libro aperto, quello con la faccia fantastica. Io non conoscevo voi, avevo ancora la mia macchina. Non stavo qua, ma vi rendete conto dove siamo, ragazzi? In mezzo al deserto, in bicicletta. Probabilmente perso. Non ci siamo Sicuramente persi, non ci siamo persi, sicuramente persi. Radio Godò. Scrivo, forse mi distraggo un po'. Quindi qui Marco, diciamo qualcosa sul film, Sì. se vuoi anche su questa canzone, perché ormai è diventata la colonna sonora di fine anno, praticamente. Sì, praticamente, anche se poi pare che lui la legasse molto ai brigatisti. C'è una scuola di pensiero che Brigatisti. dice che lui, essendo una persona di sinistra, scriveva al compagno che sbaglia. Non l'ha mai dichiarato, però lo ha fatto capire nell'intervista. Sì, la cosa potrebbe essere interessante. Perché all'epoca c'era questo idealismo sfrenato che portava i giovani di destra e di sinistra a spararsi, quindi se la pensi, Sì. siccome ti sento molto lontano, guarda, qui c'è la guerra, speriamo che l'anno prossimo si pone in modo Sì, tranquillizzante. sì, sì. Non niente da dire del tempo.
ad esempio il sogno che ti dicevo, c'era di Milano, non sapevo che era tratto da disco di cover di Cedal fatte da Crazy. E devo dire che adesso non riesco a fare, che dobbiamo buttare, ho da leggere. Poi ha fatto qualche storia, questo di archi di dentro, di russi. Mi curiosisce. L'hanno parlato più di tutto molto vero. Ma è diventato importante. L'anno che sta arrivando, tra un anno passerà. Io sto preparando. Guarda, è forte, mi sto preparando e questa novità, rientriamo da questo. L'anno che verrà, Marco, e quindi se il segreto del nuovo anno è quello di prepararsi al nuovo anno, e quindi che il viaggio non è solo la meta, ma no, il viaggio, esatto, non è il viaggio, non è, come dire, la meta o la preparazione al viaggio, essa stessa è il viaggio. È un po' tipo, campare, esatto. Questa citazione, peraltro. No, scherzi a parte, Marco. Questa che canzone è? Perché nel Fuori Onda parlavamo, in effetti. Sì, vi do un'interpretazione che io ho avuto l'occasione di leggere. Qualcuno ha detto, interpretando un'intervista di Dalla, che fosse una canzone dedicata a quelli che all'epoca erano i compagni che sbagliavano, cioè i brigadisti. Caro amico, ti scrivo, ma siccome sei molto lontano dalla mia idea, da come mi comporto io adesso, più forte ti scriverò. Erano anni in cui ci si sparava per strada, sì, come gli anni di Piombo, la scritta all'indomani del sequestro Moro. E quindi forse si rivolgeva a queste persone dicendo, guardate che c'è... Guarda, tornate indietro da questa guerra che vi siete dichiarati da soli, perché la gente sta mettendo sacchi di sabbia fuori dalle finestre anche per colpa vostra. Io ero piccolo, perché visto che sono nato nel 65, lo ricordo forse questo modo, lo ricordo ciò per 10 anni, quindi lo ricordo veramente molto lontana. Però devo dire che in effetti è stata una stagione, una pagina molto particolare della storia italiana, insomma. Mi rendo conto che non dico nulla di diverso da quello che già sappiamo, però sicuramente... Ovviamente cruciale anche perché... Sicuramente cruciale. E a proposito di canzoni e di film, questo è Marrakech Express. Per me gli film di Salvatore sono inni all'amicizia, sì. E all'ironia, perché Padantuono, Bentivoglio, insomma, cioè, erano tutti attori bravi e ironici e autoironici, quindi... Poi la poesia delle immagini, il Marocco, il deserto. Beh, devo dire che è un film... Allora, intanto io l'ho visto anni dopo rispetto all'uscita e l'ho visto al cinema, quello di Silvano Agosti? Ah sì, come no, Azzurro Scipione. In sala c'erano le poltrone che erano le poltrone degli aerei. Azzurro Scipione è stato un film, purtroppo non esiste più un cinema che... qui a Roma non esiste più, che è stata una grande stagione per il cinema. Desse. Diciamo che Agosti portava veramente cose che non trovavi, E poi non c'era internet. Io mi ricordo lì di aver visto film come questo, L'Uomo dei Sogni, altro splendido film, stavolta andiamo su un diverso, con Kevin Costner,
Però devo dire, ho visto davvero grandissimi film e a volte anche eravamo io e all'epoca mia fidanzata, poi attuale, quindi veramente abbiamo fatto il giro di diversi cinema, e tra cui anche questo. Perché ogni tanto capitava anche di incontrare direttamente, si parla così, una bella Sì, chiacchierata. no, vero, poi era molto propenso a parlare con i ragazzi, non ci ho parlato anch'io, però non sono Beh, di insomma, anno. diciamo che Marrakech Express ha segnato un po' un'epoca. Sì. Ha segnato un'epoca, un viaggio. Sì, ha segnato forse il primo film italiano che veramente è una metafora di viaggio, anche internazionale come film, no? Se vuoi, come immagini, come tutto. E lo stesso Abbato Antuono che aveva svoltato un po' la sua carriera, già da Regalo di Natale, che è un filmone tra l'altro, ma ha trovato questo personaggio interessante, serio e comico insieme. Ricordiamo anche la morte pochi giorni fa di Gianni Carina, che ha Sì, interpretato ecco, Regalo di Natale. assolutamente Gianni Carina. E altro grande attore, perché comunque è stato comunque un attore magari diventato anche famoso per le apparizioni in televisione, ma in realtà è un grande attore, appunto, ha recitato anche in Regalo di Natale. Beh, insomma, è stata quella una bella stagione comunque per il cinema italiano. Assolutamente. Alla fine Lucio Dalla è stato presente con le sue canzoni e ha accompagnato anche il percorso del cinema italiano. Assolutamente. Hai visto anche Tournée? Tournée è uno dei miei film preferiti. C'è il Poi, per rapporto te fra che sei loro, attore. c'è il rapporto fra loro e soprattutto Bentivoglio l'ho molto amato in quel Sì, film un ruolo perché completamente diverso rispetto a questi. esatto. Il rapporto fra loro in quel film è veramente un manuale di psicologia. E poi è bello perché è dentro al teatro. C'è la Sì, scena come in cui lui deve fare il suggeritore. Venga che le faccio vedere il Beccaccino. So che lo portava fuori per fargli leggere il vado a proprio vedere il manuale. Beccaccino, ma anche con Eccezionale. Laura Morante, altra grandissima attrice. Vabbè, Esatto. Marco, diciamo che da questo punto di vista potremmo andare avanti per Veramente, veramente. tanto, tempo. Salto temporale di diversi anni, arriviamo a dopo il 2000, Sotto mentite spoglie, SMS. SMS. Film di Vincenzo Salemme, grande cast. Ne parliamo attraverso questa canzone, Malinconia d'ottobre, che per me è un capolavoro assoluto. Andiamo ad ascoltare. Purtroppo non sono riuscito a trovare il trailer di questa canzone, quindi non ho trovato, c'era una scena sul polpo, ma non fu divertente, però non diceva niente. No, questo però vale la pena perché è uno delle ultime picchi di Dalla, Sì, bene. diciamo. Perché sia pure con una modalità diversa, ci ritrovo il Dalla che racconta la storia. Sì. Ricordi Apri di cuore anche una Apri di canzone, cuore, anche lì come no? parla di ottobre, no? Che fisica, però è un mese un po' Sì. Beh, sottovalutato ottobre, invece è il mio mese preferito, sono nato io ottobre, sono di quindi. novembre, siamo Vabbè, autunnali. ma l'autunno è comunque una stagione di transizione, di passaggio, perché poi ottobre ha ancora gli echi dell'estate, novembre comincia a avere gli echi dell'inverno, quindi in realtà si collega, ma ha ancora una sua. L'unica cosa di novembre è che piove troppo. È quello che lo rende un po' triste poi, no? Passaggio bellissimo. Tienimi fuori da te, ma questo. Vincili, assegnati. Questa storia non c'è. Guarda che comunque, puoi dire, è comunque una canzone che nella crudezza delle parole dice bello mio o bella mia. Non è caso. Io non sono mai stato delle storie impossibili, Marco, di verità. No, non Onestamente, quando vedo che è nel caso, passa. Vai con Dio. Buona vita, come si dice sì, nel hai coaching. detto bene. Buona vita. È anche, secondo me, una sana forma di difesa, peraltro. Sì, ma anche perché ti permette poi di vivere, di crescere te senza fossilizzare, perché spesso uno si fossilizza Diventa e rinuncia a se fossilizzato. stesso, non cresce, non fa. Beh, si va su dei dinamici istituzionali, poi di questi psicoterapeuta. Non è una cosa, ma sono 10 e 9 e 3 quarti. Tagliamo questa, ciao. Poi in effetti era. Allora, entriamo, dai. Marco, Malinconia d'ottobre.
Sì, come ti dicevo, secondo me è uno degli ultimi pezzi del nuovo Dalla che però echeggia Sì. le cose migliori del C'è vecchio. la storia, di una canzone come si chiama il Marco, è una poesia come abbiamo sentito in cara, ma con delle sonorità che sono sonorità diverse rispetto a quelle degli anni 70 e degli anni 80. Diverse, però piacevoli tastieristiche, Caspita, ma con strumentisti mi sotto piace insomma. tantissimo. E poi lo dicevamo, anche il testo, è un testo che nella sua crudezza invita a guardare avanti, non è cosa, se una cosa non è, non è. Cioè, veramente, questo può essere anche un invito, ma non perché io abbia raggiunto la pace di senso, questo è un altro discorso, però è un altro discorso. Però, veramente, anziché andare avanti ostinatamente per qualcosa che non esiste, prendiamo atto che questa cosa non esiste, magari dall'altra parte c'è qualcosa che potrebbe esistere. Questo è un invito anche all'ottimismo, non so come dire. Sì, è un invito all'ottimismo, è un invito soprattutto a guardare, nel senso che okay, perché altrimenti ci si guarda solo dentro, ci si guarda solo in due quando la situazione non va. Invece fammi guardare un po' oltre, Non fammi c'è vedere dove posso arrivare. qualcosa che non c'è, Esatto, esatto. Ma lo qualcosa che dico non c'è. anche perché quando mi è capitato ho sofferto, non è che è arrivato quello che no, assolutamente. Però è anche una sana forma di difesa, fare il passo in avanti, e questa canzone ce lo sta a ricordare. Assolutamente, che mette in mezzo il mese di ottobre, che mette in mezzo anche in apri di cuore. Sì. Esatto, in questa notte calda d'ottobre, apri di cuore, anche là è malinconia. Apri di Sì. cuore è malinconica. E ottobre è quel mese di ponte, come dicevamo con Stefano, tra l'estate e l'inverno, in qualche modo, no? E che probabilmente ti porta a fare dei bilanci. Dico sempre che il Capodanno è il 1º settembre. Io voglio il Guarda, brevetto per il Capodanno il 1º settembre. sì, beh, insomma, hai ragione, perché di fatto anch'io lo vivo tra un prima e dopo l'estate, eh. Cioè vivo quando ricomincio le aule, ad esempio, no? Dopo la pausa, che può essere anche la pausa di 2 settimane, ma quelle 2 settimane sono proprio pesanti, pesanti nel senso proprio che durano anche di più. E Sono settimane in cui fai fatalmente dei bilanci. quindi capita a volte di fare quei bilanci, non sempre positivi. Diciamo qualcosa anche sul film. SMS sotto mentite spoglie. Su questo io ti lascio molto spazio perché io non l'ho visto, Non hai quel visto, film. Non ho avuto Marco? l'occasione di vederlo, quindi Allora, su vedi, questo devo lasciare allora molto non faccio spazio. spoiler, ti dico Ok. fino a un certo punto, ovviamente, visto che non l'ho visto. È una storia molto divertente, un film di Vincenzo Salemme con un cast, francamente, a parte che c'è Luisa Ranieri, non so se in ascolto Luisa Ranieri, ma Luisa Ranieri è una delle mie donne preferite Sì, in non assoluto, facciamoci anche sentire da Zingaretti, no, che vabbè, c'era ma una Zingaretti è panca pelato che come me, comunque mi insomma viene ci a sta. ci mancherebbe, no, Luisa, ti vogliamo non bene. vorrei fare la fine di Cristoforo, insomma. Esatto. Diciamo che incarna la bellezza mediterranea, a me molto, come posso dire, che mia moglie, proprio, di fatto Nel film di è Sorrentino ricorda. anche è stupendo, è meraviglioso. Sì, non e quello non l'ho visto io, No, quindi è io... stata la mano di Dio, quindi quello non lo so. Comunque la storia nasce, una coppia, anzi due coppie di amici, che si trovano regolarmente. Lui è Vincenzo Salemme, sposato con Lucrezia Lante della Rovere, Luisa Ranieri, che è la compagna invece di, oddio, adesso non mi viene il nome dell'attore toscano, divertentissimo, che ha fatto pure l'imitazione di Renato Zero, vabbè, E comunque. Panariello? Panariello. Panariello, ecco la Panariello, loro grandi amici, tutti e due avvocati. E ti dico questo, poi ripeto, non ti dico alla fine. Un giorno, dato che insomma Salemme e la moglie si regalavano comunque dei momenti intimi quando i figli grandi magari stavano fuori, lui in macchina scrive un messaggio un po', come posso dire, ti aspetto a casa a una certa ora, perché quello era il segnale che loro poi insomma avrebbero consumato evidentemente qualche cosa. Si spaglia una banda a Luisa Ranieri, cioè alla compagna di Panariello. E lui, voglio dire, sta tranquillo perché poi la moglie praticamente gli dice: guarda, io non posso venire a casa, quindi lui sta tranquillo che aveva mandato un messaggio Giusto, giusto, giusto. finché invece non suona Luisa Ranieri. E lì iniziano i guai, te credo, Ok, aggiungo questo. io, e te credo che iniziano i guai, perché Luisa Ranieri in un momento di vulnerabilità si ritrova che viene, come posso dire, onorata da questa grande attenzione. E poi basta, Poi vedi non mi qua, dici niente, vedi, vedi. me lo guarderò. E spiccano le canzoni proprio di Lucio Dalla, questa che abbiamo sentito, Ciao, che non sentiamo stasera, ma perché siamo arrivati già alle 21:50, ma recupereremo l'ascolto qualche altra sera, e anche Rimini, che invece è una canzone divertente che si sente poi alla fine del film. Comunque, se non l'avete visto, vedetelo, perché Vincenzo Salemme ha regalato spesso grandi commedie, e questa è l'altezza. Poi lui, Assolutamente. Salemme, ha delle facce che sono tipiche poi della commedia dell'arte napoletana,
viene in mente quello in cui il suo amico, che era, mi sembra, Bucci Rosso, doveva morire, e quindi chiede: posso andare l'anima a letto con cuore. Tua moglie, posso andare l'anima a letto con tua moglie come ultima. va bene, non tanto. Il famoso femminone esagerato. Femminone esagerato. E che lì c'è pure Maurizio Casagrande. Veramente, parliamo di livelli veramente elevati. Adesso, Marco, cambiamo pagina, perché non parliamo di un film, però Dalla ha parlato anche di Roma. Sì, ecco, non della Roma, No. Probabilmente era tifosissimo della squadra del cuore, poi lui era tifoso veramente del Bologna, ma anche del basket. Sì, lui era una passione, questa se la ricordo. Sai che anche giocava a basket, non ci crederai, ma ci sono le foto sue in canotta da basket come Pipo. Ti giuro che è vero, ci sono le foto. Grande Lucio Dalla, comunque Lucio Dalla. Ti dico, mi sarebbe piaciuto conoscerlo, perché credo che fosse proprio una persona che aveva una grandissima energia. Credo che dove lo mettevi sapeva creare. Dove lo mettevi? Se penso era una persona di 1,60 che riesce a entrare in una squadra di basket. Strano, Lucio Dalla. Comunque sei veramente un abbraccio forte, perché è di uno che ha dato veramente, ha segnato l'epoca della musica italiana, ma non solo, la cultura italiana, come Pasolini. Sì, voglio ricordare onestamente. Bene, Marco, allora. Dalla ha parlato anche di Roma. C'è una canzone che rappresenta benissimo questo suo amore per Roma. Anzi, tu mi dicevi che per un certo periodo... Sì, lui a Bologna era un po' bistrattato all'inizio, a Roma invece tramite Bardotti all'epoca, soprattutto, aveva accolto a braccia aperte. E lui era andato a vivere a Trastevere, e nella Trastevere dell'epoca, sì, più tranquilla di quella di oggi, più popolare, si poteva scrivere una canzone in cui si poteva fare a pezzi con la bocca una canzone di Dico. Stiamo parlando della canzone di Fortis. Vincenzo di Dalmazzero. Bene, andiamo a sentire questa canzone, La Sera dei Miracoli, però vi proponiamo non la versione originale, ma una splendida versione cantata da Fiorella Mannoia insieme a Alessandra Amoroso, una canzone orchestrale completamente acustica. Ascoltiamola e poi andiamo verso la conclusione. In realtà ci ritagliamo anche il clip per telefoni tra vent'anni. Sì, mi sembra la seconda volta che la mettiamo alla fine. Cinque minuti, spariamo di 5 minuti. Anche perché questa è più un omaggio, un tributo. Sì. Però è una canzone veramente bella. Mi piace molto, però c'è un vinile proprio dell'89, con 14 anni, Terra e Diretto. Ah, secondo me è il disco più bello. Beh, lei ha fatto. C'è... A parte che a me piace la Mannoia, perché è una di cuore. Io sinceramente mi trovo bene con le persone, proprio una passione. Sì. Poi ci posso anche mandare... Posso non andarci d'accordo, lo posso pure trovare. Piuttosto che quindi sempre. Oppure che cercano di mascherare quello che sono, dato che io invece credo essere uno proprio che come sono, insomma, ormai mi conosce come sono, per bene per male, pure fa me stravisco che non funziona la radio. Però 2 minuti dopo è finita. Sì, è fatto bene recuperarlo, no? Alla fine siamo tutti, anche perché comunque la vita come insegna. Famo che ci saranno cose peggiori di questa. Sì, senti, penso, molto, perché soprattutto il secondo inciso quando entra bene quello l'orchestra. Poi, sai, cantata da due cantanti romane. Sì. Parla di lei, no, a me non piace. Quella cosa, non piacciono le canzoni, però la cosa è... Quando diciamo una cosa estiva, perché io... Era un supplizio, ma io non dico che non sopporto le voce del cazzo, è così per me. No, non mi dico pure io. Voglio vedere proprio. Pure io. Cioè, si vede veramente ansia. Sì. Mi mette veramente ansia. Tra l'altro, tutte le canzoni sono veramente abominevoli. Invece, per esempio, finita la risa, la voce mi piace tanto. Ormai c'è un stato di fa. Sì, era partita che sembrava Charlie Chaplin. Vai anche un affetto con me. Vabbè, oh, è sciallo il mondo impazzito. Viva Dio. Sì, questo è bellissimo.
penso a questo mare perché devo scoprire qualsiasi. Ma da questa fino alla fine c'è un passaggio finalmente nella barca. Aspetta. E la nave che fa ritorno per portarci al torneo. E questa è la persona che descrive questo momento. Vabbè, torniamo a mettere. Poi... La sera dei miracoli, questa canzone, Marco, è Roma. Ecco, abbiamo sentito l'ultimo pezzettino e la nave che fa ritorno per portarci a dormire, sussurrata, recitata, direi, da fino alla Manoia per chiudere questo pezzo fantastico. Allora, c'è una cosa che volevo dire, perché l'avevo letto ieri facendo un po' di ricerche per stasera. Secondo Lucio Dalla, Roma è un vero e proprio palcoscenico in cui uomini di tutte le classi vivono la propria vita, senza distinzioni, solo con la grande voglia di stare assieme. La canzone è una precisa celebrazione di Roma in festa, esaltata in tutti i suoi connotati. Mi viene in mente, Marco, la festa dei 90. Sì, sì, come era una volta, adesso lo tocco. Come era una volta. Tipica festa romana di luglio, prima dell'estate. Quando andare in giro a Roma. Andare in giro a Roma è sempre uno spettacolo, voglio dire, no? Però magari noi, presi dalle nostre cose, ce lo dimentichiamo. Sì, 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 sì. Adesso forse Roma è un po' troppo, si dico una cosa da boomer, è un po' troppo localare, troppo movidosa, questa parola che non esisteva neanche ai miei tempi. Movidosa! Movidosa. Che è bello che ci sia gente per strada, ma secondo me manca, cioè diventa commerciale e manca la magia. Noi ce l'abbiamo nell'animo, quell'animo. Semplice, sì. Un po' più legato non tanto alle tradizioni, ma legato proprio a quello che era la città di una volta. Sì, 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 sì. Ci stanno da dire. So che qualcuno pensa sei vecchio, sì, è vero. Io già ieri ho detto davanti a tutti: non me posso piegare. La frase non me posso piegare ti mette automaticamente nell'altro, nel secondo tempo. Della... alla fine dello spettacolo. Sì, sì, sì. Scusa, non me posso piegare, me lo prendi per favore. Mannaggia, Marco, mannaggia. Marco, senti, sentiamo per salutarci, per chiudere, ma poi ritorneremo per i saluti e per augurare a buonanotte agli ascoltatori. C'è un altro film. Sì, è Il nome del figlio. Il nome del figlio, tra l'altro un film dell'Archibugi splendido. Se non l'avete visto, vedetelo, con Alessandro Gasma, con Luigi Locascio, con Rocco Papaleo e con Michela Ramazzotti. E anche qui, doppia coppia che si incontra, grandi amici, e da questo scaturiscono grandi polemiche anche, quindi grandi storie di vita. Zona, allora, la zona è qua vicino. Dov'è? Perché non... Allora, guarda, io una sera sono tornato in taxi tanti e tanti anni fa dalla radio, l'ho fatto tardi, mi ricordo che avevo fatto una cena con l'editore, e praticamente, guarda, è poco lontano. La casa sta poco lontano, dove sta i resti dell'acquedotto? Ok, proprio adesso, il fiscale. Adesso sto a parlare con Marco, quindi voi avete frega, state buoni, state là. Uscendo da qua vai verso Colli Albani. Sì, sì, sì. Se tu giri a sinistra, quindi c'è a quel punto c'è tutto la. Scusami, se vai avanti, c'è le rovine dell'acquedotto. Costeggi le linee, c'è una strada che va verso destra e lì c'è il palazzo del film. Bene, dato che la canzone in realtà è un'intera clip del film, sentiamo la clip del film, dove c'è anche la canzone dell'iPhone tra 20 anni, poi torniamo e andiamo esatto. Pure questa è una bella storia, sì, sì, loro da giovani che cantano questa canzone. Bella storia familiare, no? Sì. Questa canzone c'è un arrangiamento, questa chitarra iniziale. Ricordi? Vabbè, tu sei di anno? 75. Ah, vabbè, ricco. Q-Disc. Sì, sì, il Q-Disc. Primo esperimento di quattro canzoni. C'era questa, Madonna Disperazione, Ciao a te, pure una canzone allegra e folle, e You Got a Friend, il pezzo di James Taylor, ha rifatto il clarinetto. Quattro canzoni, fu anche una scelta un po' così, no? Era un modo per dire, faccio spendere di meno. E mettiamo magari il materiale non o di autori minori o questa era bella
Alice in mano. Purtroppo non ve la posso far sentire. Vediamo un attimo, tanto se la blocca la puntata. Sentiamo se sente la canzone blocca, se riconosce che è un clip di un film. Ho dimenticato Valeria Guerino, donna splendida, poi con un timbro vocale molto particolare, molto del suo, veramente bello. È in dubbio però che si pensa. Ha benito prima di Mussolini, era un suo rivoluzionario. Se il padre socialista l'ha chiamato così per un rivoluzionario messicano, quindi se ci pensi suona tutt'altro che marziale. Che bella sta frase. Fatto che la gente sta dura, anche se non può diventare 40. Pertanto, se non mi riesce in fila, tutti quanti sono male. Vero. Mi scrivo sulla telefono il andiamo a Marco, quanto poteva essere lontano 1981 con un salto siamo nel 2000 e con un doppio salto siamo nel 2022. Esatto. Siamo esattamente dall'altra parte. Sono contento che abbiamo chiuso con questa canzone perché è una canzone che amo per due motivi. Il primo perché è una canzone appunto di preveggenza. E pensa al telefono, c'erano i telefonini, sì, telefonami vuol dire cercami a casa, no? Ma poi c'è questa frase, io penso che mi farei un tatuaggio, no? L'importante è non arrivarci in fila, ma tutti quanti in modo diverso. E invece purtroppo stiamo omologando, stiamo tutti in fila, e invece all'epoca che era necessario essere creativo per scoprire, non avevi la rete che ti dava e ti imboccava, eri costretto, 1980, esatto, eri costretto a essere un po' diverso per trovare la tua strada. Adesso purtroppo c'è stata una serie di fogli Excel in cui noi stessi ci mettiamo per farci omologare, poi magari abbiamo la nostra personalità. Però Marco, questa cosa te la chiedo a proposito di un'idea, sì, mi hai fatto venire in mente il famoso monologo di Priscilla Foer al Festival di Sanremo su pubblicità. Sì. Ecco, alla luce anche di questa canzone e delle considerazioni che condivido in pieno che hai fatto, come l'unicità nel 2022 ha ancora senso? Ma guarda, secondo me ha senso se uno si libera, qualcuno non piacerà quello che dico, se uno si libera dalle pastoie del politica ricorda. Perché altrimenti tu sei unico perché lo devi essere, che ti hanno detto che si dice così, invece no. E sai cosa elimina questa unicità, questa pastoglia e cosa rende unici? Secondo me, se funziona bene la scuola. Se una scuola, e il governo che investe su una scuola, sull'istruzione, ti insegna a leggere con i tuoi occhi libri le persone, allora tu, ecco, tu puoi rispettare tutti, rimanendo con delle idee sfaccettate, non perché mi hanno detto che lo devo fare. Il fatto è che non investiamo in quello. Quindi, cioè, tuoi figli, io non ce li ho, però tanto abbiamo la capacità sempre di educare, anche quando facciamo delle formazioni. Parliamo di unicità, educhiamo all'unicità nel nostro vivo. Guarda, poi per carità è una cosa che sicuramente è uscita fuori durante un monologo al Festival di Sanremo,
non per questo non posso essere, non può essere presa in considerazione. A parte il personaggio che io non conoscevo e che mi ha molto colpito molto e che mi ha affascinato davvero tanto, anche per la simpatia. Sì. Quando si è presentato da Zorro è stato un momento di grande comicità, ma molto elegante, Sì, so molto dire, elegante. proprio significante. Quindi, al di là di questo, è un concetto che poi è nostro nella Sì, formazione. sì, sì, sì. Poi noi tutto sommato andiamo a parlare su quelli che sono gli aspetti che riguardano lo sviluppo dei propri talenti, non quelli di altri talenti, ma quelli che sono i nostri. E allora eccoci con l'unicità. Con questo fenomeno di unicità che era Lucio Dalla, a volte anche tante unicità tutte Assolutamente. insieme, chiudiamo con Lucio Dalla. Però Marco, tu tornerai anche perché la puntata sulla comicità, adesso ho buttato Assolutamente. questa cosa, ci dobbiamo un Sì, attimo sì. ragionare, Perché abbiamo altre due o tre in e mente che farla abbiamo atterrare, no? detto. A Ne prego farla pure. atterrare. Sì, no, ma guarda, io penso che con Marco si possa parlare di tanti aspetti, dalla formazione alla musica, al cinema, al teatro, e quindi davvero quando vuoi questa è casa tua, Marco, Grazie, grazie eh? Stefano, io ti Veramente, ringrazio in sempre per distanza questa preziosa di opportunità. tempo, perché comunque è un piacere, come vedi, tutta l'impronta, poi la puntata di oggi, ve lo dico, avevo preparato io ieri mattina, che poi ho avuto un corso fino a sabato pomeriggio, quindi veramente non ho fatto niente fino a ieri mattina, di ritorno dalla partita del mio figlio, e quindi dopo mi sono svegliato alle 5 e mezza con il vecchio orario, alle 6 e mezza con nuovo, quindi stavo ancora tra i fumi in un alcol che non bevo, ma ce l'avevo i miei fumi da rimbambito. Ho buttato giù una scaletta, l'ho condivisa con Marco e Marco ha detto, buona la prima, ci mettiamo questa e poi la finiamo andando. Marco, un pensiero per augurare a buonanotte a chi ci sta ascoltando in radio e in diretta Facebook. Allora, il mio pensiero in questo momento, visto anche quello che ci siamo detti oggi, è proviamo a vivere le canzoni come film e i film come canzoni, no? L'arte come bella perché si concatena. E apriamoci a tutto. Lo so, può sembrare retorico, no? Però io parto da questo discorso. Ogni arte si concatena a un'altra arte. È bello vivere in questo modo. E ultima cosa, visto che se io fossi un angelo, la canzone che Sì, faremo ascoltare, la che faccio ascoltare, alla sì. fine, visto che è una canzone in cui c'è questa bellissima risoluzione ironica contro i potenti della terra, che, su cui, contro noi possiamo poco, io sulla testa vi piscio, no? Esatto. Prendiamo la sta Sì, frase questa è. che Anche diciamo. per ricordare un grande album che è stato quello scritto e pubblicato insieme a Gianni Morandi, Sì, è Gilda, venuto che è una a canzone splendida, dove c'era quest'angelo, c'era Washington, un'altra canzone Sì. fantastica, insomma, anche quella contro la guerra. Quindi diciamo che sulla guerra ha scritto Sì, tanto, Lucio, però perché anche non per. adesso fa una, anche se sappiamo che parte da là. Assolutamente, sono la stessa risposta. Quindi Marco, tu mi stai suggerendo di aprirci a tutto, quindi alla pura musica di Laura, mi stai dicendo. No, Adesso attenzione, faccio ma tutto tutti ciò che fa fatica. mettiamo insieme le arti, ma quelle che sono l'arte, tutto rispetto per chi ascolta Kill, Ma assolutamente. assolutamente. Devo dire però che l'arte più è molto divertente. No, ma non è lui, guarda, per me il male assoluto è la trap, non è Kill Laura. Però mi rendo conto che se esiste, va vista pure quella, ma quantomeno Devo dentro. far parlare con mio figlio, Esatto. generi, poi vabbè, Matteo sente pure Salmo, e Salmo e Gagliardo, No, Salmo, sì, bei testi, altro che Salmo e Gagliardo sì. piuttosto fa rap, fa l'hard rock, fa musica dance, fa musica elettronica, fa veramente tantissime cose. Marco, grazie, grazie a tutti. Grazie a tutti. E noi ci vediamo lunedì prossimo, verrà a trovarmi Gianni Scotto e con lui parleremo delle possibili, potenziali soluzioni diplomatiche per la guerra in Ucraina, ma in realtà sarà una bella puntata dedicata a quella che può essere la situazione legata alla mediazione e alla negoziazione nei conflitti internazionali. Quindi ritorno serio, non perché non sia, ma recupero tutta la mia tradizione da laureato in scienze politiche. Grazie a tutti, ci vediamo con Marco presto, poi vi diremo quando, e con Gianni Scotto lunedì prossimo. Grazie a Grazie a tutti e tutti. buonanotte.